avevo pensato di fabbricargli con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Pinocchio, dai di qualcosa. Babbo! Svegliatevi! Mi è nato un figlio! Così, da un giorno all'altro? Da un giorno all'altro, da un minuto all'altro. Guarda, Pinocchio, guarda. Uno e due. Se fai come me, fra due o tre giorni già puoi camminare da... Pinocchio! Mi vuole fino come noi. Tu chi sei? Pinocchio. Ascolta! Lo seminiamo, nasce una piantina. Sta con un matto zecchini. Sono stato derubato! Sei grande. È un segreto. Io non voglio essere un burattino. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri. Διεθνή βραβεία Τζουζέπ Πεσάκα 2022. Βρισκόμαστε λοιπόν για αυτό το λόγο στη Ρώμη για να τιμήσουμε πολλούς ανθρώπους από πολλά μέρη του κόσμου που βρίσκονται εδώ για την αριστεία τους. Βρισκόμαστε σήμερα στην Πιάτσα τη Σπάνια, όπως βλέπετε, στην Τρινιτά ντεϊ Μόντι και στο υπέροχο συντριβάνι που βρίσκεται εκεί, για να συναντήσουμε ένα μικρό αλλά μεγάλο φετινό νικητή. Ποιον? Τον Ιταλό ηθοποιό Φεντερίκο Ιελάπη, που είναι μόλις 12 ετών αλλά κάνει μια διεθνή καριέρα. Και τον βλέπω να έρχεται. Ciao Federico, come stai? Bene, grazie. Piacere. Bene, grazie. Come va? Bene, tu? Bene, grazie. Di nuovo io a Roma. Sai quante volte io vengo qua? Quante? Dal 2005 ogni anno. Tanto. Addirittura? Sì. Tu non eri nato neanche? No, io sono nato nel 2010. Quest'anno Federico Iellapi riceve il premio Teatro e Cinema come praticamente un bambino prodigio. Lo sei? Grazie per avermi chiamato bambino prodigio. Non lo so, non reputo me stesso, però grazie. Grazie soltanto. Allora, raccontami com'è cominciata questa storia con il cinema, con le serie televisive. Allora, avevo 4 anni quando ho iniziato a recitare con Quo Vado. È stata una cosa molto casuale. Chiedevano a un bambino di 8 anni, e però mi hanno trovato a me che ne avevo 4 e mezzo. Quindi poi mi hanno preso. Hanno fatto i provini, hanno visto e mi volevano alla fine. Anche come? Dove ti hanno visto? Così, casualmente? Sì, casualmente. Per la strada? Sì, per la strada, dentro un parco, ecco. Dentro un parco stavo. Cosa ha visto questo regista in te? Ma il regista era Checco Zalone e lui ha solo detto che quando... Aspetta che ti faccio un po' i capelli. Sì, perché... Non fa niente, anche l'intervista è naturale? Sì. Ok. Ovviamente Checco Zalone era il regista e mi ha detto cioè ha visto il provino e gli è piaciuto, è solo che io ero troppo piccolo rispetto a chi veramente chiedevano, quindi stavano un po' tentennando sul prendermi, però alla fine mi hanno preso. Allora com'è stata questa esperienza? Perché a 4 anni sei proprio un bambino. Ti è piaciuta? Molto, molto, molto bella, perché devo essere onesto, Checco Zalone è molto gentile e fa anche molto ridere. È stato bellissimo, è stata una prima esperienza da favola. Cioè non eri stanco perché c'erano molte ore, le riprese? No, non ero stanco perché poi ogni volta che c'era un break facevamo qualcosa di divertente che per me, capito? Tipo un gelato, qualcosa di molto invece a me, quindi non è stato per niente pesante.
è finito il film e tu hai visto proiettare il film in televisione, non lo so, al cinema. Sì. Come era questa sensazione? Guarda, era qualcosa di veramente strano, perché non avevo mai visto la mia faccia su uno schermo, quindi è stato molto casuale. Come un gioco per te, sì, all'inizio? Sì, è sempre un gioco. Deve essere un gioco, ma anche il momento serio, giustamente, perché sennò poi non ci si diverte, quello è il brutto. La veterinaria, lo scienziato. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. Allora, dopo hai fatto anche altri film, praticamente è venuto un momento, diciamo, molto importante nella tua vita, fare il film Pinocchio con Benigni. Sì. Un attore famosissimo sia in Italia sia in tutto il mondo. Sì, sì. Allora, ti trasformavi completamente. Ma io, diciamo che tutti abbiamo una parte di Pinocchio, quindi pure io ovviamente ho una parte di Pinocchio, quindi sì, mi trasformavo, però era allo stesso tempo divertente, cioè nel senso, un attore deve anche saper comunque cambiare ogni ruolo, no? E sì, quante ore prendeva per farti questo trucco, la truccatrice? 4 ore e mezza. 4 ore e mezza per girare una scena? No, 4 ore e mezza per il trucco. Ogni giorno? Ogni giorno, sì. E poi le riprese? E le riprese poi, vabbè, le facevamo con calma, molto con calma. Però mentre ti truccavano tu ti divertivi? Sì, molto. Allora perché... parlami di questa esperienza. Beh, certo, te ne parlerò volentieri. Perché io, nonostante era abbastanza, non dico, però abbastanza fastidioso sul trucco, perché era con molta colla, però mi divertivo allo stesso tempo tantissimo, perché parlavo, scherzavamo, giocavamo, poi avevamo, ovviamente avevamo ogni un po' di break, sempre un quarto d'ora di break dopo un pezzo, e quindi mi divertivo tantissimo, veramente tanto. Benigni com'era con te? Fantastico, era fantastico, molto gentile, sì. Scherzava? Sì, mi faceva sempre gli indovinelli che non riuscivo mai a indovinare, ovviamente, perché la mia... No, faceva degli indovinelli, però scherzava con me, quindi era molto bello. E comunque Pinocchio è stato un film molto interessante, però anche un punto di riferimento per la tua carriera. Beh, sì, perché comunque io credo... Ovviamente sia stata una cosa molto importante per me, anche sì, perché è comunque un po' il centro, perché era molto importante, è stato molto importante Pinocchio, ovviamente non sto sminuendo gli altri film, ecco, però anche Pinocchio ha avuto il suo perché, ecco. Mi hai detto che hai imparato molto l'inglese a causa di Pinocchio, vero? Sì, a causa di Pinocchio, perché i truccatori di Pinocchio erano tutti totalmente inglesi, vivevano tutti in Inghilterra e, vabbè, nell'America, in Inghilterra e in queste parti, però l'ho imparato perché 4 ore e mezza di trucco, che fai? Parlavo con loro, appunto. Ah, così all'improvviso? Sì, sì. Dimmi una cosa, la tua carriera continua, fai anche altri film, sei andato, hai fatto un film in America? Sì, sì. Molto importante, a Hollywood? No, a Hollywood no, però a New York. A New York, a New York, okay. Ho fatto un film a New York che si chiama Cabrini, con John Lithgow e David Morse. Si chiama Cabrini, appunto, come ho già detto, però pure là mi sono divertito tantissimo. Per me i film sono tutti un divertimento, devono esserlo come minimo. Ho capito. Ma cosa fai con la scuola? Mi puoi raccontare cosa succede con la scuola? Ma la scuola è molto semplice, ho un insegnante che mi segue ovunque vado, cioè nel senso l'insegnante mi segue ovunque vado, oppure mia madre che mi aiuta con... Cioè, voglio dire, c'è un maestro sempre che, sì, se vai in America viene con te e ti fa le lezioni, oppure sì, tramite internet? No, se magari se ne trova uno in quel posto, magari se ne trova uno in un altro, sempre diverso. Ho capito. Allora, faccio una domanda. Cosa vuoi diventare da grande? L'attore, ovviamente. Perché? Beh, perché quello che faccio adesso mi diverte, quindi credo che se... cioè, a me mi diverte, quindi lo voglio fare. Cioè, entri nella psicologia anche di altre persone,
diventi buono, diventi cattivo, sì. Molti ruoli. Come ti hanno aiutato questi cambiamenti nella tua psicologia? Bah, io nel senso ogni attore comunque deve, io credo che deve interpretare bene ogni ruolo, però alla fine se poi si interpreta bene un ruolo poi si ha per l'altro e comunque è una cosa che si aggiunge al tuo, come si dice, tipo alla tua bravura, se si ha, ovviamente non mi reputo. Oltre il cinema, oltre la televisione, oltre il teatro, cosa ti piace? Giocare a pallacanestro? Sì. È vero? Mi piace giocare a basket, sì. E mi piace nuotare, molto bello nuotare, mi piace anche fare la box, cioè kickbox, e sì, mi piace volare con l'aereo, è molto bello. Oltre hai a fatto questo, un sacco di viaggi tu, eh? Sì, però è molto bello viaggiare in aereo e mi piace anche andare sullo skateboard. Ah, tutto questo? Sì, anche il allora, scotch. Cosa ti dicono i tuoi fratelli e che cosa ti dicono anche i tuoi compagni di scuola per questa carriera che stai facendo? Ma i fratelli, sinceramente, non si guardano i miei film volentieri, però pure loro sono abbastanza impegnati. Mio fratello è un agonista, è un cavaliere, è un agonista. E sì, ha 16 anni, è molto bravo, posso essere onesto. E invece mia sorella va a scuola invece. E sì. Per te sei Federico il fratello? Sì, Federico. I compagni di scuola? I compagni di scuola invece non. Io a scuola penso solo a, cioè non parlo molto del mio lavoro, parlo più cioè stare con loro, divertirmi, e giocare e studiare, però non ne parlo molto a scuola, quindi loro. Sono, non sono né gelosi, per fortuna, né importa niente. Vuoi diventare niente. Star del Hollywood? Sì, ovviamente tutti vogliono diventare star di Hollywood, comunque è una cosa molto importante. Quando ci preparavamo tu mi hai detto una cosa molto bella, uh-huh. Praticamente, che sei una persona modesta, anche se sei famoso, cosa mi hai detto? No, che io comunque voglio mantenere, cioè non voglio vantarmi, ecco, voglio mantenere. Perché c'è molta gente che invece spicca il volo perché si crede chissà chi, ma io mi voglio mantenere sempre Federico, quello che stava a Roma, il solito, cioè non voglio vantarmi più di tanto, cerco anche molto di mantenere la testa sulle spalle. Federico, ti ho portato un regalo dalla Grecia. Davvero? La Grecia che ha fatto nascere il teatro. Sì. Allora, è questa statua. Si chiama Vittoria di Samotracia, ha le ali, è una delle più famose statue che esistono in tutto il mondo, anche nel museo di Louvre. Allora, devi avere sempre le ali così, devi volare, tante belle cose per la tua vita. È una promessa che vieni in Grecia a conoscere la patria del teatro. Sì, grazie, grazie molto per questa. Allora, statua. Prendi questa Vittoria. Grazie. Che veramente grazie. Ti porterà tante, tante belle cose. Grazie, grazie molto. Grazie anche a me, complimenti grazie, per il Vicky. Tuo premio. Grazie Vicky, grazie, grazie, grazie tante. E è stato un piacere conoscerti. Anche a me. Grazie.
benvenuti alla 20ª edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sacca. Qui con noi abbiamo Federico Iellapi, il nostro piccolo attore, è uno dei, diciamo, protagonisti del film di Pinocchio, è vero? Sì, sì, è vero, sì, sì. Allora, Federico, come ti senti come attore durante la scena? Beh, nel senso, a me piace recitare, quindi è tipo un amore, cioè a me lo amo veramente recitare, quindi mi sento bene, mi sento felice perché è quello che voglio fare. E oggi come ti senti? Beh, per me ogni premio è un traguardo, e anche se il vero traguardo non c'è mai, perché bisogna continuare sempre al 100%, però sono molto emozionato per questo premio. Ogni premio, come ho già detto, è un traguardo e sono molto contento. Grazie mille Federico e complimenti, grazie. Grazie a te, grazie, grazie. Il vincitore del premio Cinema è Federico Iellapi, 12 anni, Italia. A premiarlo è la principessa Maria Pia Ruspoli. I'm 12 years old, I come from Rome. I love skateboarding, I love swimming, I love skiing, I love playing basketball, as you can see. And of course, my life is acting, and I want to act for the rest of my life. I love acting, and I send you a big hug and kisses. Bye. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso, come te. Lo zio sono, papà sta. Ti richiamo io che non pago. Allora parla con Don Matteo. Don Matteo non è una guardia. Lui è amico di tutti. Parla con lui. Pure tuo? Certo. E allora no, sempre amico delle guardie. What's going on with my nose? I don't want to be a puppet. I want to become a boy like all the others. I know that pretty well because it was a story that it was a important story, so it was interesting to listen it. Ma quanto sei bravo! Grazie. Tu l'hai visto il film? Sì. Ti piace? È molto bello. È molto bello. Soprattutto a Pinocchio, è molto bello. Sì, vabbè, sì. Sì. Abbastanza. Tu sei tesimo, io sto svegliando. Я зили видим, где глядаешь? У будущности. Как в будущности? Будущность всех нас. Ciao Федерико. Ciao, ciao, ciao. Come va? Ti cane te? Calà? Diciamo anche in greco. Ti leggo la motivazione, Federico. Allora, attore. Ha svolto ruoli in molti film di fama internazionale, ottenendo una menzione speciale al premio Guglielmo Biraghi, Nastro d'Argento 2020, per il film Pinocchio. Actor, he has played roles in many films of international fame, receiving a special mention at the Guglielmo Biraghi Award, Nastro d'Argento 2020, for the film Pinocchio. Il nostro miglior attore del 2022 è Federico Iellapi. Federico, la nostra scultura, il nostro diploma è giustamente... aspetta Federico, facciamo così. Questo te lo... Ma chi è il tuo attore preferito? What is your favorite actor? My favorite actor is obviously Leonardo DiCaprio, because like just not because he's the most popular name in the act as an actor, but because I really love his movies. I actually love them.
Lui dice che ama Leonardo DiCaprio non perché è uno dei più grandi attori, ma perché ama veramente i suoi film. Ma come fai? Perché parli così bene inglese? È una curiosità personale. In Pinocchio, the makeup artists were English, American, from England and all this stuff. So I learned English even there, but most of it from school, right? E tu vieni da? Sei di? Rome. Roma, ah, lo dice anche Roma. Federico, sei un portento, in bocca al lupo, buona fortuna, ti auguriamo una grande carriera. Federico Jelapi. Grazie principessa. Grazie.